Si chiama Nash Goddard, è un bambino di soli 2 anni di età di Denver, in Colorado, negli Stati Uniti d'America, il quale ha rischiato di morire, ha rischiato di passare a miglior vita. Infatti, pensate che un popcorn, un alimento che è fatto di materie prime molto molto semplici, quindi spartane, gli sarebbe finito nei polmoni e rischia di morire di setticemia. Il bimbo stava guardando, o meglio mangiando, dei popcorn mentre guardava la televisione, come ogni bambino in genere può fare eventualmente. Non si è accorto però di aver inalato diversi pezzi di fiocchi di mais, forse dopo che gli sono andati di traverso. Quindi ha sviluppato una triste, una brutta, una negativa infezione di tipo batterico. Episodio che ha lasciato traumatizzata la mamma, che adesso però ha deciso di mettere tutti i genitori in allarme, facendo sapere che i bambini devono mangiare solo che effettivamente quello che conoscono e non preferire cibi piccoli come per esempio i popcorn, che possono infilarsi davvero in chissà quale anfratto del nostro amato corpo, il corpo umano. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, altresì per la visione. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione. Per fortuna il bambino è vivo, ma non se l'è passata molto bene. Salutoni, al prossimo video.